Grande Fratello 2018, cambia il palinsesto, il reality lascia il martedì. Il GF 2018 ha esordito di martedì sera, ma quando andrà in onda la seconda puntata? Novità in vista per la programmazione del cancelletto Grande Fratello 2018, il reality show cambia il palinsesto in occasione della seconda puntata, lasciando momentaneamente la prima serata del martedì. La scorsa settimana, infatti, l'esordio è avvenuto proprio nel secondo giorno della settimana, ottenendo buoni ascolti grazie alla conduzione decisamente trash di Barbara D'Urso. Ma le cose sono destinate a cambiare molto presto, scopriamo di seguito per quale motivo. Il GF passa al lunedì. I telespettatori del Grande Fratello 2018 faranno bene a fare attenzione al cambio di palinsesto previsto per la seconda puntata. La prossima settimana, infatti, il reality show più longevo della televisione italiana passerà alla sera di lunedì 23 aprile, come sempre a partire dalle ore 21:25 circa su Canale 5. Le motivazioni di questa variazione sono lecite e nulla hanno a che fare con gli ascolti. La prima serata del martedì della rete ammiraglia Mediaset sarà infatti occupata dalla semifinale di Champions League tra Liverpool e Roma, che il Biscione ha deciso di trasmettere in chiaro. Il programma condotto da Barbara D'Urso si troverà quindi a competere con il commissario Montalbano, proprio come accaduto per le ultime puntate dell'Isola dei Famosi. La fiction di Rai 1 riesce ad ottenere ascolti record anche con le repliche, riuscirà il Grande Fratello a mantenere vivo l'interesse del pubblico nonostante la difficile competizione? Anticipazioni Grande Fratello, Danilo nei guai? Ma cosa dovremo aspettarci nella puntata del Grande Fratello 2018 in onda lunedì 23 aprile? Oltre alle nomination si è il nuovo eliminato, che dovrà essere scelto tra i due superboni Filippo e Valerio, ci sarà spazio anche per uno degli argomenti dibattuti del momento tra i fan del programma. La scoperta delle frasi a sfondo omofobo e razzista pubblicate da Danilo Aquino hanno scatenato un gran polverone mediatico, chiamando in causa anche l'opinionista Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo si è affidato alle pagine del settimanale Sky per dichiarare di non avere affatto gradito quanto letto nei profili social del concorrente romano e di essere pronto a dargli battaglia nella seconda puntata del reality show di Canale 5. Ecco le parole di Quen Malghi, vi anticipo che nella prossima puntata non ci saranno scuse. Lui è l'uomo che attaccherò completamente. Quello che ho letto mi ha fatto venire i brividi. Cancelletto GF, cancelletto Grande Fratello anticipazioni.